raga, buongiorno e benvenuti in questo insieme video. Io sono Alessia e oggi sono qua tutto con un nuovo video. Scusatemi l'illuminazione, ma ho dovuto fare l'intro, cioè è tardi, è ormai sera. Ho finito adesso di editare questo video e mi sono accorta che non c'era la intro, quindi ve la sto facendo. Il video di oggi sarà un video in cui vi mostrerò tutta la mia collezione di cose di cancelleria, perché me l'avete chiesto, me l'hanno chiesto un po' di persone, quindi ho deciso di portarvelo. Nulla, vi lascio il video che già è abbastanza lunghetto. Sì, allora, il cassetto sembra un po' incasinato, però in realtà è perché c'ho talmente tanta roba che non saprei dove metterla e l'ho messa tutta quanta qui dentro, quindi è tutto un casino perché appunto non c'entra tanta roba. Vabbè, comunque, allora, non saprei dove mettere le mani. Allora, vabbè, inizio da quello che c'è qui dentro. Sostanzialmente dentro questo stuccetto ci sono tutte le mie stabilo. Sì, queste non sono stabilo, Alessia. Tutte le mie stabilo qua. E poi qui in fondo ci sono dei tratto pen, c'è un'iposca, punta fine, e alcune cose varie tipo tratto pen, solamente che non della marca tratto pen. Poi prendiamo questo scomparto qua, che è quello un po' meno interessante, e vi faccio vedere tutta la roba che ho qui dentro. Qua ci sono le mie gomme, non sono tutte, le altre stanno, cioè ce ne sono alcune qua, poi le vedrete un po' sparpagliate dappertutto. Però allora, queste qua tutte carine, me le hanno inviate da Stationery Poll. Vi lascio il link del loro sito qua da qualche parte, perché nella descrizione, perché comunque vedrete tante robe che ho comprato là. Comunque, e vabbè, comunque ci sono altre cancelline qua sparpagliate. Poi ci sono praticamente solo cancelline della Stadler, perché sono le mie preferite e le adoro troppo. Poi qua ci sono tutte le mie penne. Allora, iniziamo, non so come farvi vedere. Ok, queste sono tutte quelle della Bic. Ce n'è una nera senza tappo, una blu senza tappo, altre 1000 Bic nere. Queste qua sono quelle che utilizzo io sempre, che sono le mie preferite. E una di queste qua che sono quelle... Ah, ce n'è anche un'altra. Sono quelle che ci sono tanti colori e niente, in realtà non sono tantissimi. Queste qua sono le più basiche, nel senso ci sono quattro colori: nero, blu, verde, rosso. Poi c'è questo tipo un'iposca, cioè un pennarello indelebile nero della Bic, e c'è un'iposca bianco. Un compasso che utilizzavo un po' di tempo fa, utilizzavo alle medie e non lo utilizzo più. Poi ci sono queste due penne qua, una blu, una rossa della Faber-Castell, che io odio perché tipo trasferiscono un botto, cioè tu scrivi, tutto quello che scrivi trasferisce al foglio dietro, quindi odio. Alcune delle mie matite, perché non credo proprio siano tutte quelle che ho, le troverete altre sparse lì dentro. Molte sono della Stadler perché sono le mie, è la mia marca preferita di matite. Poi ci sono alcuni tratto pen, questi qua di Tiger, che alcuni sono dentro lì, altri sono fuori così a caso sparpagliati, anche questi. Questo qua lo devo buttare perché è senza tappo, quindi è secco sicuro. Poi c'è questo pennarello qua d'alcol della Stadler, che mi serviva per tecnologia l'anno scorso, con la punta 01. Poi ci sono queste due penne, entrambe prese dalla Stationery Poll. Questa qua della Pilot, che è una delle mie preferite, G2, questa qua, provatela, è assurda. È, diciamo, in gel, non so come si dice, però comunque asciuga subito e si asciuga subito e ha un tratto molto fine, al contrario delle Bic, e quindi è molto più precisa. Un'altra delle mie preferite è questa qua di Muji, che è sempre presa appunto dalla Stationery Poll, sempre nera. E niente, queste due le sto adorando, le avevo prese per provarle perché ne avevo sentito parlare, e niente, ve le consiglio un sacco. Comunque trovate il mio coupon di sconto nella descrizione in caso volete andare a vedere il loro sito, cioè il sito della Stationery Poll. Poi ci sono due penne, cioè in realtà tre penne regalo, tipo, cioè una è di Verona, una di Valencia e una di Roma, delle penne così a caso nere. Poi ci sono queste due della Stadler che a me piacevano un botto, tipo alle medie, cioè le usavo un sacco e mi piacciono, però non lo so, mi stanno scomode da tenere. Una penna che non sappiamo la marca.
un'altra penna di cui non sappiamo la marca, cioè. E poi questa qua me l'avevano regalata, non mi ricordo chi, di Harry Potter. Questa qua è blu, bellissima. Poi c'è una cancellina matita, nel senso tipo è una cancellina però sembra una matita, e è comodo quando facevo tecnologia perché mi aiutava a cancellare le cose piccole, magari tra una linea e l'altra, così. Adesso non mi serve moltissimo perché appunto non faccio più disegno, arte, niente. Qua ci sono alcune delle mie penne colorate, queste le adoro all'infinito, infatti le voglio comprare anche nere, appunto perché le adoro. E ok, questa diciamo era la parte un po' più triste, dove ci sono le penne e tutto. Continuiamo sempre con la parte triste, però diciamo un po' meno. Innanzitutto ci sono queste clip di Tiger, che ho preso un po' di tempo fa, quindi non so se le potete ritrovare. Forbici, ci sono tre paia di forbici a casissimo. Un bianchetto. Poi qua ci sono veramente tantissime robe. Allora, innanzitutto c'ho questa penna qua che ho preso a Londra quando ci sono andata, che è una bacchetta, la bacchetta di Hermione di Harry Potter. E appunto l'adoro, è una penna però, e quindi la lascio qui dentro, però non la uso perché uno pesa un botto e due non è, cioè è una penna più che altro per bellezza, non per usarla. Ci sono dei colori a matita che sono praticamente tutti della Giotto, perché io quando prendo i colori sia spirito che a matita prendo sempre quelli da Giotto perché mi ci sono sempre trovata abbastanza bene. E niente, questi qua sono residui di kit che prendevo perché facevo arte, adesso non la faccio più. Poi sempre della Giotto ci sono dei pennarelli a caso, questi qua li uso, cioè sono tutti i colori delle mie materie di quest'anno, che utilizzo ogni tanto quando devo fare gli schemi, faccio dei titoli magari con i pennarelli, quindi li tengo sempre a portata di mano, stessa cosa per i colori a matita. Poi c'è questa penna qua della Bic, questa qua ha questi colori bellissimi secondo me. Poi ci sono altre Bic qua dentro, due matite, un altro colore, questo qua è tipo un pennarello blu a punta fine però è un sacco comodo. Poi c'è la Pilot G2 blu, questa qua già ce l'avevo, non la uso tantissimo perché non utilizzo più il blu, lo usavo un botto di tempo fa, però adesso uso il nero. E poi c'è questa qua, che anche questa la adoro perché c'ha il tratto talmente tanto fino che è un sacco comoda, che è la Pilot, questa qua. Poi ci sono queste quattro brush pen di Amazon, ve le consiglio un sacco perché ci sono quattro dimensioni diverse che vi permettono ovviamente di fare titoli diversi. Se volete vi lascio il video in cui vi spiego come fare il lettering qua, nelle informazioni. Infine c'è un righello e la mia cancellina preferita in assoluto, che è questa qua della Tombow mono nera, sempre presa dalla Stationery Poll, però ve la consiglio un sacco, cancella benissimo, l'adoro. Arriviamo un po' alla parte più divertente, vabbè c'è un bianchetto qua perso. Arriviamo alla parte più divertente, ovvero quella degli evidenziatori, brush pen eccetera. Vabbè, c'è una colla qui, sempre ci sono cose molto a caso. Allora, oh Gesù, adesso come faccio a vedere? Cioè, c'ho tutta la scrivania completamente infestata di cose di cartoleria. Ok, ho diviso il tutto così perché così riesco a farvi vedere meglio. Iniziamo da queste, che sono delle brush pen che io vi consiglio un botto, della marca Tomaxis. Le trovate tranquillamente su Amazon, basta che cercate brush pen colorate, mi pare di aver cercato una cosa del genere, e le trovate, e viene un kit con tutte queste e le trovo un sacco comode perché comunque diciamo sono state le mie prime brush pen colorate che ho preso e le ho utilizzate per tanto tempo. Certo ci sono marche migliori, però queste qua le ho pagate 15 euro tutto il kit, e le marche migliori che adesso vi farò vedere costano un pochetto di più magari, però comunque super valide, ve lo consiglio. Basta che appunto cercate brush pen colorate e guardate quelle che hanno questo packaging. Poi abbiamo queste qua che sono della Tombow, ce n'ho, non ce n'ho tantissime, ce n'ho 7 di questa marca, che è la mia preferita per le brush pen in assoluto, la adoro troppo.
Contate che allora questa qua l'ho presa in una cartoleria qui della mia città e è della Tombow, solamente che vedete che non c'è nessuna scritta perché durante la lezione ho deciso di raschiarle tutte, di raschiare tutte le scritte con le forbici perché sono stupida, scusatemi. Però appunto questa qua l'ho pagata 5 euro, solo questa qua, mentre queste qua costano tipo 2 euro l'una sul sito della Stationery Poll. Poi vi farò vedere in dettaglio tutte le robe che ho preso in un haul in cui vi dico i prezzi e tutto, però comunque per farvi capire che cioè, conviene un sacco prenderle in quel sito perché appunto cioè, costano un botto di meno. E niente, ho questi colori qua che sono quelli che diciamo un po' più fondamentali. E niente. Poi abbiamo altri brush pen che sono queste quattro della Mildliner che mi piacciono, però comunque nessuno batte queste. E anche queste le ho prese nel sito della Stationery Poll per chi mi chiede. Stessa cosa per gli evidenziatori di appunto. Di questa, sempre della Mildliner, sono i miei preferiti, la marca preferita mia degli evidenziatori perché oltre che sono un sacco comodi perché sono fatti tipo a penna. Ah, e mi sono scordata di dire, tutti quanti hanno la doppia punta. In queste brush pen c'è la punta fina tipo a stabilo, e in queste della Tombow c'è la punta a pennarello. Stessa cosa vale per quelle della Mildliner, anche loro hanno la punta a pennarello. E la punta a pennarello ce l'hanno uguale sia le brush pen che gli evidenziatori. E niente, questi qua, allora, mi ricordo che questo qua grigio l'avevo preso su Amazon e questo qua costava tipo 4 euro su Amazon, una roba del genere, solo questo. Mentre sul sito della Stationery Poll un kit intero che vengono tipo 4 o 5, non mi ricordo, costa tipo 7 euro tutto il kit. Quindi ecco, per quello vi sto dicendo andate a comprare lì perché secondo me conviene un sacco. Poi ci sono due evidenziatori a caso, questo qua non so di che marca sia, però mi piace un sacco. E questo qua della Faber-Castell in gel, vi faccio vedere, è tipo solido, come evidenziatore l'avevo preso in Brasile. Ok, vedete? È tipo solido e voi ci evidenziate. Mi piace, però non lo uso tantissimo perché è un sacco fluo e per chi mi conosce sa che non mi piacciono gli evidenziatori fluo. E poi abbiamo infine questi qua della Stabilo, che appunto sono i classici, tipo non gli posso dire niente, li adoro tutti quanti quelli pastello. E niente, l'unica cosa è che sono un po' ingombranti, quindi preferisco un sacco questi perché per esempio nell'astuccio c'entrano un botto meglio questi rispetto a questi, però le colorazioni diciamo che mi piacciono anche un sacco questi, anche se ripeto questi qua li lascio più che altro a casa e a scuola magari preferisco portarci questi. Adesso ragazzi è praticamente finito tutto quanto perché qua ci sono dei post-it, dei adesivi eccetera, però diciamo non c'è nient'altro di interessante. Ok ragazzi, queste erano le cose di cancelleria. Not ho notato editando il video che non vi ho spiegato cos'erano le brush pen. Le brush pen, per chi non lo sa, non vi ho fatto vedere nemmeno la punta, quindi adesso ve la faccio vedere. Sono delle penne con cui in pratica si fa il lettering o comunque ci si colora, eccetera. Però la loro caratteristica principale è che hanno la punta così a pennello. E quindi vi permette di fare appunto delle pennellate oppure appunto di poter fare dei tratti fini e dei tratti più grandi. Comunque, come ho detto, il resto delle cose erano tutti post-it o cancelline, quindi non ve l'ho fatti vedere. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su. Fatemi sapere se vi piacciono questi video a tema cartoleria perché vi potrei portare più video del genere anche a tema studio. Fatemi sapere un po' voi nei miei social. Seguitemi appunto su tutti i social che come al solito trovate nella descrizione. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun video così che arriviamo subito ai 30.000. E nulla, io vi mando un bacione e noi ci vediamo tutti lunedì, mercoledì e venerdì alle 2 con nuovi video qua sul canale.